Vogliamo dare un 10 lode ai tifosi perché in una situazione del genere continuano a mantenere un atteggiamento maturo. Grandissima tifoseria. Anche ieri tantissimi a Genova, difatti. Comunque è anche per quello che oggi sono qua, perché giustamente c'è, magari c'è delusione, loro vogliono sapere, giustamente, è giusto che noi ci mettiamo la faccia perché meritano questo ed altro. Allora, intanto apriamo le telefonate di nuovo 080 501 9998. Fiducia Ventura alla squadra, scrive un amico. Grande capitano, cuore bianco-rosso, insieme ci salveremo. Continua ad esserci una fiducia di fondo. Io dico anche dettata un po' dalla classifica. Intanto questo è proprio il tuo club, il club di Capurso. Gil, ma quanto credete alla salvezza? Percentuale, Gil, è difficile, però dammi la tua percentuale. Sincero, dice Nico. Sì, Quanto? sincero. Da 1 a 100. Adesso il fatto che la classifica, cioè, non ci permette di mollare, no? Cioè, saremmo proprio dei pazzi a. Pure come non è finito il girone d'andate, cioè, un bene come la Serie Sì. A non si può, si deve dare veramente il 300% per tenerla. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Vito. Ciao Vito, ciao. Saluto Gillette Fisini. Sì. Ciao. Enzo, non è colpa del mister, non è colpa del modulo, non è colpa della condizione fisica, dello spogliatoio, eccetera. Però fatto sta che la nostra squadra continua a perdere, non si schioda dall'ultimo posto in classifica. Ora, Gillette, con la sua solita sincerità, se può aiutarci a capire qual è il problema, perché noi è vero che siamo sempre dalla loro parte, però soffriamo molto e soprattutto non vogliamo perdere la Serie A, visto che dalla società non arrivano spiegazioni, se almeno lui ci può dare una mano. E poi un'altra cosa, volevo chiedere sempre a Gillette, avvertite magari l'esigenza, se ne avete parlato anche con il mister, di dover cambiare qualcosa a livello tattico per uscire da questa situazione? Grazie. A livello tattico, questa è una squadra che è abituata dai tempi di insomma, sono 3 anni, 3-4 anni ormai che giochiamo il 4-4-2. I giocatori sono abituati a giocare questo tipo di gioco. Purtroppo tanti giocatori non sono abituati a giocare certi ruoli perché per necessità, anche tipo Gazzi ieri dopo 10 minuti, non so, dopo mezz'ora ha dovuto fare il centrale. Nico Pulsezzi si deve adattare anche sulla fascia perché comunque il mister ci guarda, ci conosce, ci vede la settimana e non fa niente a caso, si mette un giocatore in un certo tipo di ruolo perché deve essere così. Cos'altro ci toccherà vedere? Perché ormai, come No, ma dire. oltre all'emergenza, perché comunque vede che magari qualcuno è pronto, magari qualcuno non è pronto, cioè se qualcuno non è pronto a dare il contributo la domenica, giustamente deve fare delle scelte. E giustamente ogni tanto si chiede, ma come mai quello ha giocato lì? Però c'è sempre un fondo, c'è sempre un senso a queste Infatti cose. io lo dico perché spesso mi capita di affrontare i tifosi che dicono ma perché non ha giocato quello? Il problema vero è che quando perdi gli assenti hanno sempre ragione, c'è sempre Sì, la soluzione sì, sì. che, insomma, io non voglio entrare nello specifico, però anche ieri hanno giocato giocatori che non avevano mai giocato al primo minuto, poi leggo le pagelle oggi 5, 5 e mezzo, cioè il problema è che quando non funziona, non c'è La niente da partita fare, non di ieri funziona. dovevi affrontare con le due punte, c'era Caput che non stava bene e ti sei improvvisato, ti sei inventato Rivas lì Rivas davanti. prima punta insieme a Rana, insomma è chiaro, è la prima volta che giocavano insieme, però è chiaro che quando c'è un sacco di infortuni e sei costretto a mettere gente che ha giocato poco, addirittura non ha fatto neanche la preparazione con te, è chiaro che non puoi andare a improvvisare un nuovo tipo di gioco, C'è un insomma. amico in linea, pronto? 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 Eccoci. Titti, d'Alessio. Ciao Oh, Titti, ciao presidente, presidente. ciao. Ti volevo soltanto 1 a dare 1, Terlizzi Manfredonia, 1 a bentornato. 1, eh? Vabbè, non si può vincere sempre. Va bene, con No, Giusto avete cambiato marcia, infatti. ti volevo dare il bentornato in trasmissione, volevo salutare Gille e dirgli Ciao Titti. di non Va bene, mollare, che mai. ce la faremo. Grazie per Ciao Titti, grazie. il tuo E intervento, Gigi, Titti. chiaramente a Gigi Frisini e un saluto particolare, come Grazie, Tizio. sempre. Grazie. Allora, prendiamo magari un altro paio di telefonate. Nel frattempo, però, Ventura, cosa ha detto al termine della gara di Marassi? Sentiamo. Siamo venuti a Genova in una situazione assolutamente difficilissima, senza 8-9 titolari. Siamo venuti con Almirone e Alvarez
a far numero quasi, al primo cross c'è stato il calcio di rigore, che immagino ha confermato che non lo era, dopo 10 minuti c'è stata l'espulsione di Rossi, che le immagino ha confermato che non lo era, poi c'è stata la mia espulsione, che la cosa mi dà un po' di dispiacere, perché non sono abituato ad essere espulso dal campo, meno male che hanno confermato tutte le immagini, quello che ho detto solo dopo l'espulsione, ho detto 62 anni, minimo di rispetto ci vorrebbe. Credo che probabilmente la Sampdoria avrebbe sicuramente vinto ugualmente la partita anche senza tutti questi episodi, che rimangono comunque episodi che hanno determinato in questo momento, però io non entro a merito a un discorso di arbitro, l'arbitro se ha sbagliato l'ha fatto in buona fede, quindi nessun tipo di problema. Faccio i complimenti alla grande maggioranza dei miei giocatori, perché hanno cercato di resistere il più possibile mentalmente e devono continuare a resistere, perché se vogliono scrivere una pagina di storia, perché questa sarà una delle pagine più importanti della storia del Bari, perché quello che sta succedendo quest'anno è assolutamente, e lo ritorno a dire, sfido chiunque a dirmi il contrario, assolutamente irripetibile nella storia del calcio. Io dico, se vogliono scrivere, tentare di scrivere una pagina di storia, devono rimanere lucidi, sereni, possibilmente distaccati da qualsiasi altro commento. Noi non dobbiamo vincere, domenica giochiamo a Roma, noi non dobbiamo andare a vincere Roma, dobbiamo andare a rafforzare la nostra testa a Roma, perché noi potremo vincere e potremo vincere più di una partita non appena avremo una squadra, cioè i nostri giocatori. Tutto il resto, credo che qualsiasi altra parola sia assolutamente inutile. Questo quanto detto ieri da Ventura su Radio Bari nel Bianco e Rosso Ultimo Minuto. A proposito, stasera si saprà se poi lo sciopero si farà o meno, bisogna aspettare qualche ora. Gil, ma sto sciopero è proprio necessario, cioè per la gente è abbastanza stupita, dice, è possibile che i calciatori, la sì, perché è stato categoria spiegato, privilegiata, sì, insomma. Sì, sì, no, ma allora, perché quando si parla di stipendi, si parla sempre di stipendi dei grandi giocatori, no? Delle grandi squadre, però il calcio è fatto di Serie A, B, Lega Pro, no? Mm-hmm. E comunque tutti i giocatori vanno tutelati, non tutti guadagnano 5 milioni di euro all'anno, c'è chi guadagna 1.500 euro al mese, e giustamente i nostri diritti vanno tutelati. Ci sono delle questioni, perché giustamente sono anche dei giocatori che parlano, che però quando sei un giocatore della Juve, che c'è 5 anni di contratto alla Juve, è diverso di essere magari una società che traballa in Lega, certo. Pro e non sai se arriverà a fine mese, se non sai, secondo me bisogna pensare anche a chi è più debole, chi è, ha secondo più problemi. Ci sono margini perché lo sciopero rientri, sì o no? Basta che comunque ci sono due punti, penso che non sono insormontabili. Cioè noi abbiamo già dato disponibilità a 6 punti, ne mancano 2. Penso ricordiamo non quali sono, il trasferimento, sì, quattro giocatori a scadenza di contratto. Cioè se uno si rifiuta di andare in un'altra squadra, no, anche forza, no, sì, se è fine contratto. Alla stessa categoria, allo stesso stipendio, fa lo stesso contratto, cioè tu magari stai giocando sopra. Certo. L'Europa League, dopo devi andare a squadra che è ultima, e che è un po' così, cioè sei obbligato ad andare, non è sempre. Secondo me lì c'è sempre diritto al benestare. E l'altro invece è legato ai diritti dei fuori rosa, giusto? Dei giocatori un po' sì, fuori. Sì, sì, finché si comportano bene hanno il diritto di allenarsi con noi, cioè, con la squadra. E penso che anche il diritto perché di fare il loro lavoro. Anche perché prima o poi possono giocare, come è accaduto al Bari, quindi insomma se non altro si sono erano pronti. Se sfortunati come quello del Bari, c'è però anche la Juventus, è trovata nello stesso caso. C'è un amico in linea, pronto?